quadro mi sembra abbastanza chiaro. Anche dal punto di vista della categoria, Roma Capitale ha un ruolo centrale rispetto a questa vicenda, perché è vero che stiamo discutendo di un'azienda che opera nel, diciamo, nel perimetro del diritto privato, però è vero che Roma Capitale ha una doppia funzione: controlla attraverso AMA l'azienda ed è committente di Roma Multiservizi. E quindi le vicende che interessano i lavoratori rispetto alle procedure di esubero, così come la gestione e l'affidamento diretto dei servizi che interessano i cittadini, come dire, vengono governate o non governate, questo è il problema, dallo stesso soggetto che è Roma Capitale, Comune di l'aspetto che interessa il diritto dei lavoratori, i temi dell'occupazione, si intreccia a doppio filo con la qualità del servizio agli utenti ed è per questo che la vicenda di Roma Multiservizi interessa una categoria come la FILCANS, ma è un tema, diciamo, di respiro più generale che interessa l'intera organizzazione sindacale su questo territorio, perché c'è un problema di trasparenza e voglio dire, sulla trasparenza chi governa questa città ha costruito la propria campagna elettorale, allora non si capisce perché non possa essere un terreno di confronto quello della trasparenza nella gestione delle procedure che riguardano lavoratori e servizi ai cittadini. Perché c'è un tema che riguarda i livelli occupazionali in questo territorio, in questa città. Michele faceva riferimento ai 18 lavoratori licenziati. Sono 18 di una platea più ampia. È evidente che per ciascuno di essi il licenziamento rappresenta un diciamo, dramma personale, una vicenda personale, ma è ciò che simbolicamente costituisce quel licenziamento che deve preoccupare l'intera cittadinanza e un'organizzazione come la nostra, perché quel licenziamento non è frutto di come dire, una dinamica di mercato sfavorevole, è frutto di una scelta operata da una società che dovrebbe essere guidata dall'amministrazione, che sceglie di non seguire le procedure di legge, parliamo di una società partecipata che dovrebbe gestire gli eventuali esuberi secondo quanto disposto dalla legge Madia e quindi, come dire, verificando nel circuito delle società partecipate le eventuali esigenze di ricollocazione. Roma Multiservizi, con il silenzio e nella migliore delle ipotesi la distrazione di Roma Capitale, sceglie di non percorrere la strada della potenziale ricollocazione dei lavoratori, ma di licenziarli e lo fa in ragione di una commessa persa qualche tempo fa. Cosa accade se domani mattina, come è possibile immaginare, si perde un'altra commessa e poi un'altra ancora, in un sistema che è quello degli appalti che di commesse perse e acquisite vive? Se la logica, quando la legge dice ricollocazione, riordino del sistema, diventa quella che caratterizza i peggiori datori di lavoro nel nostro sistema, che è della forzatura, del licenziamento, che non sfugge a qualche osservatore un po' più attento, in questo caso rappresenta simbolicamente uno strumento che è il braccio di ferro tra la parte privata di questa società e l'amministrazione. Ecco, rispetto a questo io credo che la partita non possa interessare solo l'organizzazione sindacale di categoria o l'organizzazione sindacale confederale, la CGIL, che evidentemente con Roma Capitale si confronta, ma possa e debba essere una materia di interesse dell'opinione pubblica, come diceva giustamente Michele. Ne va di un insieme di servizi che questi lavoratori e queste lavoratrici offrono da anni a piccoli utenti, parliamo di operatrici e operatori che operano nel circuito delle scuole dell'infanzia e quindi voglio dire in una zona delicata da gestire e parliamo di un servizio che potrebbe subire contraccolpi quindi sia in termini di continuità che di qualità. Credo che rispetto a tutto questo le singole vicende vadano lette nel loro insieme, quindi la vicenda dei licenziamenti da un lato, i tanti passi indietro rispetto agli accordi sottoscritti e siglati con le organizzazioni sindacali che invece tendevano a tracciare garanzie all'orizzonte e la confusione imbarazzante che si traduce nell'affidamento diretto, nella proroga dell'affidamento diretto ai servizi a Roma Multiservizi, appunto, rispetto alla vicenda della gara di progetto. Un'amministrazione della capitale di questo paese non è in grado di scegliere quale strada percorrere, perché come dire, la confusione mi sembra abbastanza evidente.
gli stessi tempo fa parlavo di una società in-house, poi però hanno lavorato per una gara di un progetto, ma oltre la scelta, ammesso che la prospettiva potesse essere quella di gara di un progetto, in realtà non sono in grado neanche di costruirla come si deve, tanto che Michele faceva riferimento ai ricorsi, siamo ancora nel pantano. In questo pantano a rimetterci sono lavoratrici, lavoratori, cittadini di questa città, nella loro veste diciamo, impiegati dell'azienda e la cittadinanza in termini più complessivi perché rischia di scontare un servizio che insomma, subirà qualche contrattempo.